Ciao a tutti, anche oggi sono tornata con un'altra ricetta, semplice e veloce, un primo piatto. Come potete già vedere dagli ingredienti, si tratteranno di mezze penne a zucchine e pancetta. Quindi gli ingredienti che ci occorreranno sono delle mezze penne, ma anche in questo caso la pasta che più preferite, una zucchina tagliata a rondelle, io ne ho usata una molto grande perché questo sugo è per due persone, uno scalogno, della pancetta affumicata, un pochino di pomodoro, olio e sale e pepe quanto basta. Per prima cosa andiamo a tritare il nostro scalogno e lo andiamo a mettere in una padella con un pochino di olio. Come vi ho detto, ho messo nella padella un pochino di olio e lo scalogno. Adesso andiamo un attimo a rosolarlo. Nel frattempo io ho già messo sull'acqua per la pasta. Ho lasciato rosolare per circa un minuto lo scalogno. Quindi adesso aggiungo anche la pancetta. Faccio sempre rosolare. Ho lasciato rosolare un attimo la pancetta. Adesso vado ad aggiungere le zucchine. Giriamo. Anche qua lasciamo rotolare. Aggiungo già un pizzichino di sale che farà lasciare alle zucchine la loro acqua. Lasciamo rosolare per qualche minuto finché le nostre zucchine non saranno un pochino dorate. Lasciamo rosolare per qualche minuto. Come vedete le nostre zucchine sono appassite. A questo punto vado ad aggiungere il pomodoro perché voglio che comunque la zucchina sia cotta ma non stracotta. Quindi aggiungiamo il nostro pomodoro. E aggiungo anche un pochino di acqua tiepida. Quindi a questo punto vado ad aggiungere il pepe. E mescolo. E aggiungo anche un pizzichino di sale perché comunque ho aggiunto il pomodoro, non tantissimo. E a questo punto lasciamo cucinare finché il nostro sugo non si sarà un pochino rappreso. Non ci vorrà molto, quindi a questo punto se la vostra acqua bolle potete già buttare giù la pasta. A dopo. Eccoci qua, la nostra pasta è cotta, quindi è giunto il momento di scolarla. Andiamo ad amalgamare il tutto. E noi ci vediamo alla presentazione del piatto. Eccoci qua. Questo è il risultato finale. Adesso andiamo a dare una spolverata di parmigiano. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Un bacione. Ciao!